Allora, io intervengo commentando la relazione del relatore al titolante, cercando di smontarla passaggio per passaggio perché è stata un'escalation di cose su cui veramente ci sarebbe da ridere, per le cose imbarazzanti che è riuscito a elencare. Partiamo dalla più evidente, la TOEM. Sostenere che siete stati quasi voi del centrodestra a volerla togliere, beh, fa abbastanza ridere. Quando siete stati quelli che l'hanno inserita nel PRMT, siete stati quelli, soprattutto lei, collega altitonante, a difenderla strenuamente dalla nostra richiesta di stralcio e che alla fine avete dovuto cedere non tanto per le grandi capacità nostre, ma perché si sono presentati lì 32 sindaci del territorio, comunque una rappresentanza di sindaci che hanno chiesto e hanno messo in evidenza l'incongruità totale di quell'opera, che forse avete avuto una sorta di rigurgito di vergogna e l'avete stralciata. E poi andiamo avanti nella sua relazione. Lei diceva che in effetti il PRMT è un atto che arriva dopo 30 anni dall'ultimo programma regionale e che l'ultimo programma parlava di grandi progetti e infrastrutture come la M3, certe suburbane, eccetera, eccetera. In effetti, mi stavo chiedendo io, e me lo sono chiesta in tutti questi mesi in cui abbiamo analizzato questo bel tomo, mi sono chiesta, ma questi 30 anni, dall'82 ad oggi, sono andati in avanti o sono tornati indietro? Beh, lei, collega altitonante, in effetti mi ha fatto notare che siete andati indietro di 30 anni, perché quando lei dice nella sua relazione, negli anni 50 i programmi regionali facevano autostrade, verissimo, infatti mi dicevo, certo, un programma di questo genere va benissimo nei primi del Novecento o in un posto dopoguerra dove c'è bisogno di creare delle infrastrutture stradali, va benissimo, peccato che siamo nel 2016. E in effetti lei mi confronta le autostrade che si facevano negli anni 50 con quelle che sono programmate qui, perché qui è un tripudio di autostrade. Oltretutto, i dati parlano chiaro, nonostante tutte le belle esternazioni che lei può aver fatto, 2 miliardi e 2 vengono investiti in infrastrutture, le restanti briciole per il TPL. Fine. Poi voi potete raccontare quello che volete, fare tutte le slide che volete in commissione. I numeri sono questi. A ben poco è servito il caso della Brebemi e di questo project financing molto lombardo, discrezionale, per cui oggi dobbiamo pagare ancora tutto noi. Quello che dicevano i dirigenti della giunta, cioè tutti i nostri tentativi di stralcio di queste infrastrutture erano non coerenti, come già diceva la mia collega Nanni, sono ridicoli perché fanno anche riferimento a una legge obiettivo. La legge obiettivo per noi è una legge criminale. E quindi il fatto di continuare ad agganciarvi a queste leggi criminali la racconta lunga su cos'è questo PRMT. Però andiamo avanti. Lei a un certo punto dice: il contesto è cambiato, va giudicato con ciò che succede in Europa. Ma sarebbe da ridere, ovviamente, se non fosse che c'è da piangere. In Europa, ma avete presente cos'è l'Europa? No, perché magari i leghisti, pensando alla Padania, questo stato strano dove pensano di vivere, non hanno ben capito cos'è l'Europa. L'Europa non è una roba che sta andando ancora costantemente in direzione di infrastrutture e di sviluppo di quel genere. L'Europa ci sta multando da tempo, come diceva la mia collega Nanni, per l'inquinamento dell'aria. E poi lei, collega altitonante, viene a dire che questo PRMT è collegato, e attenzione perché questa è veramente bellissima, al piano energetico, al piano dell'aria. Ma è veramente imbarazzante quello che ho sentito dire. Cioè, praticamente voi fate strade per respirare aria sana. Vabbè, insomma, dai. È utile sapere, che c'è questa visione. La giunta di Maroni sa che si fanno strade e non si investe nel TPL per respirare aria pulita. Tutti in autostrada a farci una bella boccata di ossigeno. Questo è il messaggio che passate, contenti voi. Poi ci sono altre chicche, perché non sono bastate queste. L'aggiunta della S finale dell'Europa, la sostenibilità, per voi è una parolina. Ma la parolina sostenibilità non è che va solo presa e battuta lì dentro nel PRMT a casaccio. La parola sostenibilità è una parola vecchia degli anni Ottanta. Quindi o va tradotta in qualcosa di concreto, e cioè trasporto pubblico locale, oppure posso anche dire un'infrastruttura sostenibile. Ma cosa vuol dire?
Ma cosa vuol dire un'infrastruttura sostenibile? La chicca finale, attenzione, è questa. C'è chi sceglie di non fare nulla, le aziende chiudono e noi investiamo, noi voi, investiamo nelle infrastrutture perché porteranno sviluppo. Ma anche, non so, far esplodere una bomba nucleare porta sviluppo, eh? Ci sono tanti modi per intendere lo sviluppo. Il vostro concetto di sviluppo, che non è assolutamente paragonabile al progresso serio, è uno sviluppo che porta alla morte, perché ormai esistono infinite ricerche che dimostrano il grave danno alla salute dei cittadini di questo tipo di sviluppo vostro. Allora va bene, votatevelo. Certo, non potete aspettarvi che noi votiamo questa roba qui, anche perché, a nostro avviso, ma magari pensiamo male, per carità, secondo noi, lo accennava già la mia collega Nanni, servono queste infrastrutture che sono buttate lì, ma che non hanno nemmeno un piano economico finanziario, magari servono solo per iniziare a fare progetti preliminari, poi il progetto preliminare deve diventare quello esecutivo, e allora c'è bisogno di un altro consulente che faccia dall'esecutivo, e poi bisogna andare al definitivo, e bisogna ancora cambiarlo, ci sono le varianti, e via, soldi, ad amici, a conoscenti, bandi discrezionali, non è che ci sorprendiamo, no? Certo, poi magari viene qui il governatore Maroni che ci dice, come è successo a gennaio, che ci ha detto guai a chi parla di tangenti in sanità, e dopo un mese sappiamo com'è finita. Allora magari, sai, oggi viene qua, ci fa una lezioncina, peccato che non ci sia, viene qua, ci fa la lezioncina dicendo guai a pensare che mettiamo delle opere infrastrutturali per dare soldi, per fare i vari progetti, guai, e poi magari ne arrestano un po'. Io faccio solo l'esempio Romonza, hanno arrestato veramente un numero infinito di persone legate a quella infrastruttura. Quindi chiudo dicendo che per noi questo è davvero un segno non di immaturità politica, non è immaturità, perché ormai tutto il mondo vi dice dove andare. Questa è una scelta politica voluta, sporca, che non fa il bene dei cittadini, che fa il bene, gli interessi solo di una classe politica e dei loro amichetti.